Bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica fumetti e bentornati nella rubrica fantasy. Parliamo oggi di Kalia numero 18, il male conteso. Dopo la sigla. Cioè, dopo la sigla parliamo del fumetto, non che c'è il male conteso dopo la sigla. Kalia numero 18, il male conteso di Leonardo Cantone e Luca Lamberti con i disegni di Modugno. Devo dire che questo numero mi è piaciuto più di altri, sempre della stessa collana. L'ho trovato, non lo so, mi ha accompagnato per più tempo, ma complice, devo dirlo, il modo in cui l'ho letto, nel senso che a sto giro non sono riuscito a leggerlo tutto d'un fiato come faccio di solito, quindi ho letto l'inizio in una volta, ho letto la parte centrale una seconda volta, mi hanno interrotto e ho letto il finale l'altro giorno. Questo forse, poi mi direte voi che l'avete letto magari tutto d'un fiato se concordate con me, questo mi ha portato a percepirlo come un numero lungo dove avvengono tante cose fondamentalmente che posso scandire in dei momenti epici. Per esempio c'è questa battaglia iniziale dove Aridan fa da padrone, però ha una bella scena d'azione, fa il figo, taglia la testa a un costrutto saltando a cavallina sopra un altro compagno d'armi, quindi molto molto figo, anche, non so, per risaltare un attimino di più il personaggio di Aridan, che al momento non sta combattendo, non è unito alla compagnia, e questo mi fa venire in mente appunto per esempio nelle Due Torri o nel Ritorno del Re, del Signore degli Anelli, quando la compagnia che abbiamo apprezzato nel primo ciclo narrativo viene separata e le loro storie le vediamo divise. Qua sta succedendo la stessa cosa, Aridan non è insieme fisicamente ai propri compagni, ma sta combattendo per la stessa ragione da un'altra parte, ed è molto bello, molto difficile credo anche da gestire da un certo punto di vista, però molto molto bello da vedere. Vediamo poi nella parte centrale, anche se in realtà ovviamente è tutto un attimino mescolato in modo sapiente, nella parte centrale vediamo Kalia, Lena e Tag che vanno a prendere un prigioniero fondamentalmente e trasportarlo. Il prigioniero è Amondarn, che è questo grandissimo stronzo che ho sopravvissuto, che non pare sia impossibile da uccidere, è un po' strano. Io credo che Kalia abbia, forse sia l'unica che abbia il potere di ucciderlo. Probabilmente non l'ha ancora scoperto, probabilmente nessuno vuole rischiare. Ha fatto qualcosa in questo numero Kalia che può farci intuire che i suoi nuovi poteri possono, come si dice, crearle un riverbero, non so se si può dire, con altri Gialdest, con altri Gialdest. Nel momento in cui lei attacca altri Gialdest, è successo qualcosa in questo numero, quindi mi dà da pensare che sia un indizio per farci capire che in futuro sicuramente Amondarn la vuole usare per tornare al suo sfarzo di un tempo. Questo è logico che l'obiettivo di Amondarn sia quello, però credo che anche Kalia sia l'unica che abbia effettivamente il potere di sconfiggerlo. Beh, non solo perché c'è scritto il suo nome sulla copertina, voglio dire, ci hanno portato questi numeri scorsi a poterlo pensare. Molto molto carina la scena, Tag ovviamente sempre l'eroe del l'eroe dell'ultimo momento, l'ho adorato, lo adoro sempre di più Tag quando gli danno dei compiti che solo lui può fare, perché è piccolino, perché ha un'ottima mira, eccetera. Qui va a prendere le chiavi perché sono tutti in difficoltà. Molto molto carino quando gli danno un ruolo attivo, però mi piace tantissimo anche la sua parte comica, diciamo, la sua linea comica. Molto interessante. Ho apprezzato particolarmente la scena, che posso definire, del bullismo da parte delle ottuse guardie che sono state addestrate a odiare e combattere i Gialdest verso Kalia, che ormai tutti con molta semplificazione definiscono mezza Gialdest, anche se sappiamo che non è possibile, ce l'hanno fatto capire abbondantemente nel primo ciclo, però qua è giusto per sintetizzare, Kalia è un essere unico che ha degli elementi Gialdest nel suo corpo fondamentalmente, però è più semplice chiamarla così. E a quanto pare è anche più semplice averne paura, è più semplice odiarla. E qua vediamo
una bella scena, quindi un iniziale screzio che poi viene appunto messo da parte per il nemico comune. Addirittura Kalia salva la guardia che l'aveva, non dico minacciata, ma comunque era molto ostile con lei. Ecco, forse in questa scena ho notato, e lo dico perché se lo noto io che non noto tanto le cose, magari è abbastanza palese per chi se ne intende di più. C'è una scena, proprio una scena disegnata, una striscia disegnata che mi sembra un po' strana, un po' sproporzionata. Per un attimo ho pensato che lo sfondo fosse ad angolo e invece lo sfondo erano semplicemente le carceri della prigione e Kalia e la guardia che stanno litigando non sembra si guardino tra loro, sembra guardino qualcosa nel vuoto. Insomma, era un po' strana come scena, però ripeto, è proprio per fare la punta, perché per carità, il fumetto non deve essere preciso anatomicamente, per forza, assolutamente, anche se questo è un disegno realistico, l'importante è che veicoli il messaggio, e il messaggio è stato veicolato, quindi va benissimo così, assolutamente. Era giusto per puntualizzare questa cosa, fatemi sapere se è una cosa che avete notato anche voi. Io l'ho notata solo in questa scena. A me dà un po' fastidio quando vedo degli sguardi un po' nel vuoto. C'è anche un numero in collaborazione Bonelli DC Comics di cui dovevo parlare, di cui non ho mai parlato, proprio perché l'ho trovato pieno di questi sguardi vuoti. Fatemi sapere qua sotto se avete capito qual è, perché proprio tuttora non l'ho finito perché non riesco a leggerlo da quanto è compitino e è orrendo. Scusate per chi l'ha fatto, però è davvero fatto per portare a casa la pagnotta. Mentre qua, appunto, si tratta proprio di una vignetta e può capitare, cacchio, su 96 pagine. Di base la griglia è sempre molto classica, ma allo stesso tempo con degli sfori, c'è Lena che esce dalla vignetta. Ci sono alcune finezze che appunto danno questa modernità alla tavola. Appunto, tra l'altro, credo che i riquadri li faccia sempre Luca Lamberti, non so se c'è questa libertà da parte del disegnatore di sforare il riquadro oppure è proprio richiesto. In ogni caso il risultato è apprezzabile e dà proprio questo senso di tavola giovane che è sempre bello da vedere in un fumetto da edicola, in un Bonelli da edicola fondamentalmente, gli dà questo tocco di modernità. A livello di storia, Nulla da eccepire ovviamente è una parte di una lunga run fantasy, quindi non posso dare un giudizio qualitativo a parer mio finché non finisce la run, però devo dire che mi ha intrattenuto ed è questo l'importante. Un peccato, secondo me, in alcune tavole il bianco e nero, che ovviamente è quello che c'è in edicola. Alcune tavole avrebbero meritato il colore, ma non lo dico perché sono disegnate in modo stupendo, oddio, meritavano il colore. No, ma perché con il colore si sarebbero capite meglio alcune cose, specialmente magari il fatto che Kalia ha il potere di creare qualcosa. C'è una scena in cui viene fatto con Kalia fuori campo, e dato che non siamo ancora abituati, lì per lì non ho capito se quelle cose erano una creazione di Kalia, se erano già lì. Probabilmente magari il colore avrebbe aiutato un attimino, però ho anche una lettura più calma, senza interruzioni come l'ho avuta io, però ecco, questo numero avrebbe meritato il colore, quantomeno in alcune tavole. Non so se vi ricordate un tempo che si faceva questa cosa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, io come sempre vi ringrazio per aver seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo al prossimo video su Kalia, che ragazzi mi dispiace che arrivo sempre lungo su Kalia. Quindi probabilmente arriverò ancora lungo, cercherò di arrivare un po' prima, non far passare un mese intero. Però tra 5 giorni esce il nuovo numero, quindi lo trovate in edicola. Per ora trovate ancora il vecchio numero di Kalia, quello di cui sto parlando. Grazie ancora e arrivederci.